Una pillola in video per conservare la storia di Termini sottosale. Una delle più importanti opere del Museo Civico di Termini Imerese è il trittico, già nella chiesa di Maria Santissima della Misericordia, attribuito a Gaspare da Pesaro. Gaspare da Pesaro, la cui attività è documentata dal 1413 al 1460, anno del suo testamento, è uno dei maggiori artisti della Sicilia occidentale nella prima metà del 400. Il pittore è noto solo attraverso notizie documentarie, non essendo pervenuta nessuna sua opera certa, come sottolineano Maria Concetta di Natale e Oscar Belvedere in una loro pubblicazione. Sempre considerato originario di Pesaro dagli studiosi, a partire da Gioacchino Di Marzo, grande studioso d'arte siciliana, al quale si deve la prima ricostruzione dell'attività del pittore, e tale provenienza viene messa in dubbio da uno storico dell'arte francese, il Bresc Bauthier, cui si deve un consistente apporto di informazioni documentarie, che avanza la possibilità che la dizione da Pesaro, che rileva altrove presente in Sicilia, fosse da considerare un patronimico, cioè un nome che deriva da quello del padre. Nel 1438 si reca a Gaeta da Alfonso il Magnanimo per miniare alcuni codici. Tale notizia consente di sottolineare da un lato l'importanza dell'artista che veniva chiamato a lavorare a corte e dall'altro la sua attività non solo di pittore ma anche di miniatore. Il trittico del 1453 di Termini Imerese gli è riferito per primo dal Di Marzo, che suppone per l'opera una possibile collaborazione del figlio Guglielmo. Ritenuto erroneamente una copia da alcuni studiosi, il trittico è risultato autentico dopo il recente restauro presso l'Istituto Centrale del Restauro di Roma e mantiene ancora la sua attribuzione a Gaspare da Pesaro, magari con la collaborazione, come dicevo prima, del figlio Guglielmo. Tra le tante opere attribuite si ricorda il polittico della collezione Gallera, già in casa Lofaso ed oggi in una raccolta privata proveniente dalla chiesa madre di Termini Imerese. È stata inoltre portata avanti l'ipotesi che Gaspare da Pesaro potesse essere uno degli autori del Trionfo della Morte, già a Palazzo Sclafani a Palermo e oggi esposto a Palazzo Abbatellis. Se si accetta quest'ultima ipotesi, sono da riferire al pittore, per le affinità stilistiche con l'affresco, anche il trittico con i santi Vito e Castrense, già a Monreale e oggi esposto a Palazzo Abbatellis. Nel trittico di Termini Imerese sono raffigurati la Madonna con il bambino tra i santi Giovanni Battista e Michele Arcangelo e nella predella il presepe. Ma c'è tanto altro ancora da raccontare in questa Termini che mettiamo sottosale.